cambio completo di prospettiva e abbiamo svolto un ottimo lavoro anche con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ha dato una forte e ampia disponibilità a fare sì che nel nostro Paese ci possa essere un'accoglienza la più diffusa possibile. Per essere ancora più pratici nei numeri, noi siamo un Paese di circa 60 milioni di abitanti, con 8.000 comuni e con circa 100.000 persone nei nostri luoghi di accoglienza istituzionali. Questo significa che anche a considerare non 100.000 ma 120.000, altri 20.000 in più, immaginando altri arrivi e senza considerare che molti se ne andranno in ragione del successo ottenuto in Europa, noi con 2 ogni 1.000 abitanti avremmo sollevato tutti quei comuni, tutte quelle comunità che oggi sono gravate da un numero di migranti sproporzionato rispetto alla popolazione. Questo suggerisce il buon senso e in questa direzione ci muoveremo noi. Mi riferisco alla direzione di un'accoglienza diffusa che veda protagonisti i comuni. Grazie onorevole Santerini, ha facoltà di replicare per 2 minuti, prego. Grazie Presidente, noi crediamo che la soluzione sia esattamente questa, cioè un'accoglienza diffusa, e chi chiede equa distribuzione in Europa dovrebbe chiederla anche in Italia. E quindi apprezziamo molto l'idea di potersi appunto servire di molti comuni e dell'associazionismo e di tutto quello che riguarda appunto il territorio. Perché? Perché siamo molto preoccupati intanto dei conflitti sociali che sono da una parte che nascono appunto dalle paure dei cittadini, anche legittime, ma sono anche alimentate in modo irresponsabile da alcune forze politiche. E siamo preoccupati appunto del fatto che si ostacoli la disponibilità di alberghi, associazioni, comuni che invece si prestano a quello che lo Stato sta chiedendo, e cioè accoglienza e soprattutto accoglienza integrata, cioè un'accoglienza che non è soltanto dormire e mangiare, ma è anche lingua italiana e volontariato, impiego in attività socialmente utile. Ecco, quindi noi vorremmo chiedere al Governo effettivamente di impegnarsi perché dal basso, diciamo così, arrivi una disponibilità maggiore e non vengano ostacolate, per esempio quello che è successo nella Regione Lombardia con questa penalizzazione degli albergatori, ma ci arrivano notizie appunto anche di albergatori di Sondrio che sono stati minacciati proprio perché impiegavano i profughi in attività socialmente utili. Ci arrivano notizie di comuni o di associazioni che non vogliono impiegare in attività sportive i rifugiati. Insomma, ci chiediamo a chi dà fastidio che questa accoglienza diffusa appunto impieghi utilmente i rifugiati e dia un'accoglienza dignitosa. Chi vuole che il territorio italiano sia appunto una sede di bivacco di rifugiati? E quindi chiediamo naturalmente maggiore impegno al Governo in questo senso. Grazie. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione 3713. Onorevole Locatelli, sulle iniziative volte ad assicurare politiche migratorie compatibili col diritto internazionale e gli impegni assunti a livello europeo in materia di accoglienza ai profughi e richiedente asilo. Onorevole Locatelli, per un minuto. Grazie. Prego. Grazie signor Presidente. Nella mia provincia e nella mia regione, come in tutte le altre italiane, stanno arrivando i profughi e si stanno attivando azioni di accoglienza. L'Assemblea dei Sindaci del Consorzio del Parco dei Colli ha messo a disposizione una struttura del parco, altri albergatori hanno messo a disposizione le loro strutture alberghiere, ma c'è stata la reazione di alcune figure istituzionali leghiste. Alcuni sindaci hanno minacciato di non pagare le quote del parco, l'assessora regionale ha detto che taglierà i trasferimenti al parco stesso.